Gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori. È con questa causale che gli assistenti domiciliari delle cooperative Di Vittorio e Zenit hanno deciso di incrociare le braccia per la mancanza di tutele verso operatori, ma anche gli utenti. Secondo l'Unione Sindacale di base, i lavoratori in prima linea devono fare fronte alla carenza di misure di prevenzione dal contagio di Covid-19. I lavoratori si sentono in estrema difficoltà, anche perché non è che uno va a trovare un anziano. Uno durante la giornata c'ha 5, 6, 7 casi, per cui ogni volta che esce da casa, teoricamente, dell'anziano dovrebbe togliersi i dispositivi di protezione individuale, mettersi nuovi, ma non ci sono. Quando ci saranno le cuffie, gli occhiali e le mascherine, ma non le mascherine di carta, le mascherine serie e le tute, i lavoratori riprendono, come fanno sempre da anni, il loro lavoro. Voglio precisare, questo è un lavoro da 1000 euro in mese, non è un lavoro di superpagati. Se il sindacato dice di aver messo al corrente il comune, appaltatore del servizio, e le cooperative, datrici di lavoro, per Palazzo Vecchio il servizio domiciliare è comunque garantito. Un servizio che riguarda mediamente 930-950 anziani sul territorio di Firenze con circa 160-170 operatori coinvolti. Quindi questo è un servizio che, nonostante lo sciopero, è stato garantito. Ovviamente il diritto allo sciopero è un diritto costituzionalmente garantito che nessuno mette in discussione, ma questo non ha impedito di garantire un servizio alle famiglie. Lo sciopero non riguarda i cosiddetti angeli degli anziani, volontari e operatori del terzo settore impegnati nella consegna a domicilio alla terza età di spesa e farmaci in questo periodo complicato. È un servizio che non è mai stato messo in discussione, che non può andare incontro allo sciopero, perché evidentemente è un servizio che si basa sul volontariato ed è un servizio che da lunedì, quando è stato attivato, ha sempre dato risposte in termini di consegna a domicilio di viveri e di farmaci alle persone che ne hanno fatto richiesta.